una simulazione di terremoto a Barletta. E questa è l'esercitazione organizzata dalla Protezione Civile che verterà sulle attività attinenti alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni colpite da emergenze e al relativo superamento delle stesse. La Protezione Civile è solita organizzare esercitazioni con l'obiettivo di testare la capacità di gestire l'emergenza ed integrare con la pratica la formazione teorica di operatori, volontari e di quanti sono coinvolti nella risposta. Mentre la partecipazione della popolazione anziana alle esercitazioni è ormai una prassi consolidata, anche grazie al coinvolgimento delle reti dei centri sociali per gli anziani, viceversa la presenza di mamme e bambini piccoli è un evento raro, presumibilmente perché questa esperienza risulta faticosa e impegnativa per le famiglie, ed è per questo che il programma della Settimana Nazionale della Protezione Civile annovera un'interessante iniziativa organizzata proprio con una scuola, coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pietro Paolo Mennea. Queste sono le giornate per noi più importanti, perché sono le giornate dedicate alla prevenzione. Ovviamente per noi la mission è quella della salvaguardia delle persone in casi emergenziali, quindi la prevenzione, come appunto ho detto, è per noi la parte fondamentale, perché rende il cittadino più consapevole degli eventi che potrebbero avvenire nel corso della propria vita. Volontari della Protezione Civile e Forze dell'Ordine quindi sono stati impegnati in attività di simulazione e informazione di tutto il corpo scolastico, studenti, insegnanti e operatori. Da anni l'Istituto Comprensivo Mennea Baldacchini Manzoni dedica delle giornate fondamentali proprio deputate a queste tematiche legate alla protezione civile. Nello stesso tempo sappiamo che in ciascuna istituzione scolastica c'è un organigramma specifico e il dirigente scolastico, supportato dalla figura responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, pone in essere tutti quei comportamenti e quelle prove di evacuazione, procedure e adempimenti che il decreto legislativo sulla sicurezza ci impone di fare proprio per la salvaguardia della comunità. Abbiamo avuto con alcune classi dell'Istituto Comprensivo Mennea Baldacchini Manzoni un momento di formazione coordinato dai Vigili del Fuoco, comandati dall'ingegnere Raffaele Giglio e dal comando della Polizia Municipale con il comandante Savino Filannino, qui vanno tutti i nostri ringraziamenti per il coordinamento, in sinergia con tutte le associazioni di volontariato, Misericordia, Croce Rossa, AVSER e gli operatori Emergenza Radio. Al momento di formazione è succeduto un momento di simulazione legato all'evento sismico. Appunto, i bambini al suono continuo della campana hanno simulato l'evento e quindi hanno adottato tutti quei comportamenti idonei proprio per gestire la situazione e l'emergenza legata all'evento sismico. Questa settimana naturalmente l'obiettivo di questa iniziativa è quello proprio di sensibilizzare i nostri studenti e cittadini tutti a che cosa? Alla cultura della protezione civile e soprattutto a far sì che ciascuno di noi possa essere singolarmente nella comunità consapevole.